Ciao ragazzi, eccomi qui in compagnia con Francesca, cantante dei Love Crave. Come stai, Franci? Bene, grazie. Tutto bella. Bene? Sì, tutto bene. Siamo qui per parlare del nuovo album intitolato Sol Saliva. Esatto. Questo sì. Album arriva dopo 4 anni, giusto? Sì, un 3 e mezzo. 3 e mezzo? Tutti, sì. Come mai così tanta attesa? Beh, intanto perché è un lavoro che ha richiesto un sacco di tempo, di produzione, veramente tantissimo tempo, poi considerato che abbiamo dei budget molto ristretti, abbiamo dovuto un po' approfittare anche di amici che hanno lavorato gratis, insomma è stato un po' lungo. In più io ho avuto un bambino, per cui un anno di stop, dedicato sì, solo esatto. Al bimbo. Esatto, per cui insomma è stata una cosa un po' un parto, come si suona. Un doppio parto. Esatto. Io ho ascoltato, ho già avuto questo gran piacere di ascoltare l'album e complimenti perché è molto bello. Lo trovo più con sonorità rock rispetto al precedente. Sì, assolutamente. Giusto? Sì. Con altre sfumature che sono quelle tra il gothic, diciamo un po' di dark, gothic, rock, elettro anche. Sì, c'è un po' di tutto. Un mix. Abbiamo messo anche il grunge, abbiamo messo anche la musica anni 80, c'è veramente tutto dentro. Diciamo un contenitore di sonorità che vanno da queste sfumature. Esatto, giusto? Sì, c'è un po' di tutto, anche perché le canzoni sono realmente molto diverse una dall'altra, per cui abbiamo un po' rispettato quello che era la canzone. Cioè, rispettato la natura della canzone, per cui senza porci il problema del genere, dobbiamo essere così colà. Ci siamo divertiti, è comunque un divertimento per noi, per cui non deve essere una cosa troppo. Non c'è nessuno che ci dice dovete fare quello. Certo, per infatti. Cui si fa quello che si. Come che nasce viene. Questo album? Ma è nato da subito dopo il primo, di Angel and the Rain, piano piano, per cui noi scriviamo i pezzi, eliminiamo quelli che non ci piacciono, questo è anche un motivo per cui richiede più tempo, perché se si tengono subito tutti i pezzi che fai, ovviamente si fa molto prima. Invece così, insomma, selezionando, cercando di fare 10 pezzi belli, è più lungo, è tutto più lungo, per cui, insomma, diciamo che è stato un lavoro notevole, per cui speriamo che piaccia, soprattutto a chi ascoltava l'album precedente. Certo. All'interno troviamo una cover, sì. Thriller. Esatto. Complimenti perché cioè, che azzardo. Diciamo che Thriller è stata coverizzata da tantissime sì. Band. La scelta di questo brano per... Ma guarda, noi lo so che sembra assurdo da dire, però noi questa cover è stato uno dei primi pezzi che abbiamo fatto di questo disco. E Michael Jackson era vivo. Capito? Non avevamo intenzione di portare... Capito? Di fare una cosa così, anche perché poi passi sempre per quello che si approfittano. E in realtà noi avevamo questa cover pronta da un bel po' prima della morte purtroppo di Michael e niente, cioè ci siamo ritrovati comunque a volerla usare, anche così diventa una sorta di tributo e anche bello così, insomma, perché l'abbiamo comunque tenuta. È veramente bella, una carica molto, molto trascinante, potente. Sì, sì, sì. Senti, ma è possibile che da questa canzone realizzerete un video o puntate su un'altra? Guarda, ancora siamo un po' indietro per questo tipo di decisione, deve ancora uscire il disco, dobbiamo capire un po' anche. Però sicuramente un video lo faremo, questa volta non... Infatti, perché ti stavo chiedendo, sì, guardando siamo poveri però questa volta il video lo... Certo, perché realizzare un video ha dei costi, esatto, e sappiamo benissimo difficile. Quanto è complicato già produrre una... La vostra è un'etichetta, l'etichetta tedesca, tedesca, giusto? Sì. Quindi voi avete molto, molti fans all'estero. Sì, soprattutto all'estero. Facciamo musica per passione, non lo facciamo per soldi, per nient'altro. Per cui ci sembra giusto andare dove la band è richiesta, dove piace. Se poi in Italia probabilmente serviranno delle altre cose, tra cui il video e altre cose, vedremo. Insomma, ma è un percorso molto lungo, comunque è difficile, per cui ci vorranno anni. Certo, ma io sono sicura che con questo album... Speriamo. Avrete ottimi consensi qui in Italia. Speriamo. Non so, me lo sento perché è un ottimo prodotto, riuscite a comunque a conquistare un pubblico più vasto. Sì, è un po' più crossover, per cui passa un po' da tutte le epoche, per cui insomma è difficile che
proprio uno di te brutto, ecco, diciamo, no. Anche se non è il tuo genere, anche se ascolti altre cose. Andando nello specifico delle canzoni, Warriors, sì, io trovo che ti molto, piace. Mi piace, sì. Molto. È anche la preferita del chitarrista, ecco, sì, sì. Tanto, giusto. Parlami di questa canzone. Ma guarda, questa canzone in particolare, stranamente, è anche una di quelle che io preferisco, ma per motivo di testo. Cioè, proprio il testo della canzone, perché, vabbè, è un argomento un po' particolare, però parla proprio di questo mondo in cui tutti sono dei robot. È una cosa stranissima. Però è come se in futuro ci trasformino tutti in robot e mettendoci poi alla fine dei programmi nella testa. Per cui è un po' una cosa, un po' una metafora per far capire che un po' il mondo di oggi è anche così. Io qua in Italia mi sento così, cioè sembra che dobbiamo guardare tutte le stesse cose, ci deve un piacere, sì, cioè, ci hanno un po' robotizzato, tutti. No? E si parla di una sorta di ribellione di alcuni di questi robot che riescono a cancellarsi questo tipo di programmi dalla testa, perché è una cosa un po' complessa, però in realtà il testo rende molto sulla canzone, suona bene e a me personalmente piace. Poi, sì, sai, infatti mi ha colpito, esatto, è una di quelle che viene fuori facilmente dal sì, anche contesto. La più particolare, non è la più melodica o la più, no, un po' per, particolare, un genere, diciamo, di rock moderno, un po' abbiamo strano. Anche una invece molto soft, che è la Leon's Lullaby, sì, è il questa lentone, qui è il lentone della situazione, sì, esatto, la ballad. La ballad. Oppure, no, diciamo che poi la si balla. Dice, ormai ballad, no, io dico sempre la canzone strappamutanda, no? Ecco, che quella, ecco. Che più a prendere un po' le situazioni diverse da stare sempre con la massa e un attimo capire di muovervi con la vostra testa senza seguire quello che impongono. Ecco, speriamo che sia così. Situazione. Senti, voi il prossimo mese partirete con un tour. Sì. E abbiamo questo tour, per il momento sono circa 10 giorni, ma poi si riprenderà in autunno, per cui per adesso si fa questo tour, che è praticamente un tour compreso fra due festival che ci hanno messo l'agenzia. E il primo festival è a Duisburg, è un festival prettamente gothic. E poi niente, abbiamo il VGT dopo 10 giorni e riempiamo questi giorni con il tour, insomma, per cui Germania, Inghilterra, andiamo a Londra, bello, sarà bello. Tanti chilometri, abbiamo fatto un conto che saranno circa 7500 chilometri, per cui se sopravviviamo a questo tour ci rivedremo. Beh, vedi, un po', parliamo un po' anche degli altri membri della band, sì. Quindi troviamo, cioè, Tank. Beh, allora Tank il principale, che principale in tutti i sensi, il boss. È il boss, sì. Che decide. Esatto, lui fa anche la produzione, per cui insomma diciamo che si occupa dei Locrive a tutto tondo, diciamo, e vabbè, poi chitarrista, arrangiatore, scrive le canzoni, siamo ormai, questo album è bello perché abbiamo scritto non solamente io e lui come negli album precedenti, ma hanno partecipato anche Simon, che è il bassista, anche Max, che è l'altro produttore, poi Bob la batteria, Bob Machine perché è un treno, sì, treno. È un batterista, ho visto, ci ha provato. Esatto, ma ti dico, ci divertiamo da morire, andare in giro. Cioè, già all'estero è stato recensito questo album, sì. E sta ottenendo dei, sì, siamo voti altissimi. Non pensavamo, perché poi le prime review sono quelle più toste, cioè e quelle perché? Fatte dai veri professionisti. E quelle sono dure da avere positive. E avete ottenuto già, devo dire, sì, ottime. Cioè, non pensavo. Ho guardato e sono tutte molto molto alti, come vuoi dire qualcosa ai fan che guarderanno? Ma di farci sapere cosa ne pensano dell'album, noi siamo sempre super aperti. Sì, il sito è thelovecrave.com, myspace/thelovecrave, per cui siete anche su Facebook. Abbiamo Facebook, abbiamo, vabbè, Twitter, trovano tutto, soprattutto da chi è più, diciamo, competente, che ci diano delle opinioni, perché sono sempre utili. Noi, ecco, le opinioni del primo disco abbiamo fatto questo nuovo album, per cui credo che insomma sia sempre utile per crescere. Salutiamo tutti i lettori di Rock Rebel Magazine. Ciao e presto sentirete il nuovo album Sol Saliva. Ciao ciao!